È finita? Buonasera, buonasera Screamers! Eccolo, eccoci, adesso mi vedo anch'io! Bene. Bentornati alla classica puntata del giovedì di Loudmouth! Sì. Siamo noi! Tina! Chris! Pronta! Ah no! No! Aspetta, guarda, non è lui, ha meno capelli, ha gli occhiali, ma chi è? Ma non lo so, io sapevo che... Ronta, quindi non c'è più Ronta. Ronta, che brutta malattia! E quindi, ma noi siamo in collaborazione con The Abyss Booking and Promotion, Metal Hammer, e da poco tempo anche con Rock and Roll. Molto orgogliosamente. Oh sì, ciao Mark. E stasera parleremo anche di tutti gli eventi che ci sono nelle prossime settimane organizzati da tutti. Oh sì. Ma chi abbiamo qui stasera? Abbiamo Sexperience. Va detto suadente Sexperience. E sul fatto di dirlo col suadente. Birrino. Avrò comunque una domanda. Sì, vabbè, dopo la facciamo. Ma chi abbiamo? Abbiamo la sezione ritmica dei Sexperience. Esatto, quindi il 50%. Abbiamo un 50% di Sexperience. Quindi, no, in realtà meno del 50%, sono in 5. 40%. Ma sai che io uno me lo perdo sempre per strada? Sì, vabbè, anche cos'era la settimana scorsa? Ma è la birra, credo. E con chi eravamo? Che mi ero persa, che non avevo, cioè, mi ero scordata tipo il batterista. Ma no, comunque, abbiamo. Non è importante, no. Abbiamo Lorenzo, alias James, e abbiamo Simon, al secolo Luca. Per chi non lo sapesse, sono fallito perché non sto riuscendo a condividere la diretta sulla base. No, non si fallisce mai. Ma... No, niente, dobbiamo solo farti delle domande, ma non sei tecnologico. Vabbè, è anziano. Allora, tu nel frattempo cerca di ricondividere sui social, perché tanto lui faccio un riassunto della vostra storia. Faccio io, dottore. Condivide. Facci lei. No, è che... niente, allora, Sexperience. Nascono nel 2009 in provincia di Cremona come cover band, ma il nome, se non mi sbaglio, derivava anche da The Jimi Hendrix Experience. Facevate cover anche di Jimi Hendrix, o prevalentemente di Jimi Hendrix? Beh, l'ho letto da qualche parte. Sì, c'era una bella percentuale. Poi nel 2011 ho cominciato a scrivere pezzi vostri. E nel 2014 registrate a vostre spese, quindi autoprodotto, il primo singolo Headless, con anche il video, un video, per cominciare a proporvi anche per fare live e cose del genere. Ti dirò una chicca. Sì, chiccami. Il singolo Headless. Sì. Per una coincidenza astrale di cose successe, l'ha mixato e masterato. Non mi ricordo come si chiama, ma quello che all'epoca era produttore di Marrakesh. Bene. Non so perché cazzo era successo. Cose. Allora, sai perché? Perché adesso guadagna sicuramente di più. Sì, ecco. Guadagna. Ecco. Guadagnava bene anche allora. Però una coincidenza, abbiamo detto. Okay. Sì, va bene, dai. Sì, che tra l'altro era intrallacciato anche con i Negramaro o qualcosa. Sì, sì, storia. Perché... E tutto questo succedeva in un pollaio. Un reale pollaio? Sì, era un ex pollaio riadattato a studio di registrazione. Non avevate problemi con l'insonorizzazione, perché c'erano assolutamente uova ovunque, immagino. E uova ovunque anche, comunque. Vabbè. Comunque siamo al 2014, nel 2015 esce il primo EP, Showdown, che esce per Mocha Records, registrato qua a Reggio, all'Insomnia. 2016. 2015 l'ho registrato, 2016 esce, scusa, ho sbagliato, perché viene presentato con un release party al Borderline Club a Modena. E non esiste più, e questo ci fa sentire vecchi. Anche loro però. Peccato. E introducete in questo frangente, vedi perché ti confondi, perché lo introducono lì nel 2016 il secondo chitarrista. No, yes. Io proprio l'avevo rimosso, è quello di... Ma nel tuo subconscio evidentemente. E salutiamo Jacopo Predari. Oh sì, e dopo adesso nominiamo anche tutti quanti gli altri. Il fu. Poi nel 2022 invece, tra il 2016 e il 2022 continuate attività live, poi in realtà per un paio d'anni no, ma sappiamo tutti perché.
e nel 2022 esce il vostro secondo EP, Sexpanger, dove ricreate un po' anche il vostro suono e apparite più maturi e più groove. E in coincidenza lanciate il singolo omonimo. Mentre non più tardi di lunedì scorso avete lanciato un altro singolo che martedì. Viene sempre martedì. Ma è vero, lunedì. Beh, ma lei lunedì non l'ha perso, festa, l'ha quindi perso. Ho rimosso anche quello. Ed è lo stesso EP. Sì. Quindi, cioè, la domanda che mi veniva spontanea è: quindi pensate di continuare a fare uscire un singolo all'anno sempre dallo stesso EP? No. No, dai, c'era anche scritto che stanno preparando pezzi nuovi. Stanno preparando pezzi nuovi, c'era anche scritto. Stiamo scrivendo i pezzi. Sì. Uno è un siluro, l'altro è particolare. Nel senso del pesce? O nel... Ah, ok. Una canzone che parla di pescati. Cioè, avete molto per veloce, forza molto veloce. Cosa, visto dove abitano, e l'altra viene dopo. Ma si sta un po' smagheggiando per le prossime. Nel mentre, sì, evitiamo di far uscire un estratto all'anno. Ok, bene. Okay. Beh, vabbè, intanto ne è uscito uno. Ma la mia domanda invece è: come siete passati da fare cover di Hendrix al groove metal? Beh, forse c'è stato l'intervento prima, dopo vi faccio rispondere, ma forse c'è stato l'intervento di qualche elemento che è entrato dopo, di cui non abbiamo parlato. Non abbiamo parlato. Ah, un po' tu... anche il fatto che non c'è il cantante, chi è? Perché? Chi è il cantante? Avete un cantante? C'era. Quando non sta lavorando c'è. Ah, okay. No, è che doveva esserci anche il cantante stasera. No, giusto, c'hai ragione. Mi sono scordato di introdurre gli altri membri della band. Mirko Mocci, che è quello che dovrebbe che esserci, c'è. Ma non c'è. Dalla Sardegna lo pagavano con furore. Lo spugnarello sì, stasera. Sì. È giusto, giusto. Poi c'è Andrea Bittasi alla chitarra. Course. E Leonard Chopper Simonazzi all'altra chitarra. Che è tuo fratello, immagino. L'M fratello. LLSS. Come me, mia sorella, VCVC. Ecco, perfetto. Bene, ma non benissimo. Suonava meglio. Comunque. Ma la domanda, torniamo alla domanda. Chi è? Chi ti scrive lì? No, chi è Marisa Rosa? Ah, me madam. Dice bravi, ragazzi. Grazie. Brave Tatown. Sono di buon ragazzo. Comunque, a proposito, ciao Marisa, grande supporter. Se volete, ciao mamma di Lorenzo. Fare domande. Lo trattiamo bene, non è vero? Insultarci. No, quello no. Quella foto no. Quella foto no. E ci sta seguendo il cantante che non c'è e ha voglia di magari intervenire e dire qualcosa? Hanno un cantante? Ancora. Ah, non c'è. Possono scrivere sulle pagine Facebook di Loudmouth e Live is Life. Life. Commentate, sì, sì, noi così risponderemo alle vostre domande e ai vostri dubbi. E non siate timidi. Ma le belle. E adesso torniamo alla domanda. Sì, la domanda era: come siete passati a fare cover di Hendrix al groove metal, che non c'entrano basicamente un cazzo. Ah no? Snee. Dai, come sonorità, come distorsione. Luca, vada. Niente, semplicemente via via chiamiamo più forte. Ah, ok. Cioè, picchiamo più forte, passione in comune, alla fine tutti ascoltavamo bene o male metal, chi più chi meno. Io e Mocci un po' meno, gli altri magari un po' di più. Ma cosa? No, un po'. Ma te vabbè. Mangiavi Metallica a colazione. Sì, ok, vabbè. Però un background magari un po' diverso ciascuno, ma... ci piaceva. Ok, perché io, sentendo i vostri, soprattutto gli ultimi pezzi, poi ditemi se sbaglio, tanto comunque sulle ispirazioni non ci si prende mai, perché ce ne sono talmente tante. Troppe. E io vi sento molto Anthrax in alcuni passaggi. A me piacciono da Dio. In alcuni passaggi gliel'ho fatto sentire anche a lei. Non ricordo quale pezzo stavamo ascoltando, che tu hai cominciato a cantarci sopra Indians. Perché l'intro di batteria non mi ricordo quale pezzo. Ma dell'ultimo EP o di quello precedente? Secondo me era di quello precedente. Sì. Forse Shards. No, è solo un intro di batteria. C'è un intro solo di batteria.
che ricorda tanto i tamburi di Indians, ma noi non è quello, è dell'ultimo duo da Wilt. Sì. Può essere. Oh, cioè, nel senso, abbiamo detto degli stronzi, degli Anthrax. Cioè, per noi è un complimento dirvelo, cioè. No, è che ho sentito... Vabbè, dai, una volta che non ho cannato pesantemente il... Lorenzo, che sta guardando? È suo padre. È il vecchio di... No. Ciao, papà! Sì. Ciao Lorenzo, il gentil Laurenzio. Esatto. Qua ci guardano soltanto i genitori, mi sa, stasera. No, è che ci sono dei timidi. Ruggero coi timidi. Ruggero coi timidi. Allora, cerchiamo di riscuotere mi piacerebbe. Svegliare un attimo gli animi. Facciamo sentire il singolo che è uscito... Lunedì? No. No, martedì. Time waits for no one. Eccoci. Ma è depositato in CIA questo pezzo? Non lo diremo mai. No, okay. Ci serve saperlo perché magari ci troncano la puntata. No. Allora questo problema non si pone. È depositato verso... Non si sa. Da qualche parte è depositato. Ma non... Comunque, io continuavo a sentire effettivamente influenze Anthrax anche in questo pezzo qua. No, ma io ne sento... Allora, comunque, al di là di quello... Quando abbiamo... Perché abbiamo ascoltato dal vostro primo singolo, abbiamo ascoltato un po' tutto, in realtà sentivamo tantissimo dei richiami a Hendrix, poi magari non è vero, però... Magari. No. Ad avercelo nelle mani, saltava fuori. Sì. Ma... Poi nel secondo... Cosa? Abbiamo detto, per me, no. No, dai. Poi il terzo abbiamo
hanno detto: ah no, ma allora ci piacciono. No, dai. Non era il secondo. Secondo nel senso il primo EP. Mm. No, il primo pezzo. C'è un abisso. Showdown non era male, Showdown. Ma perché in realtà era una raccolta di pezzi recenti e meno recenti di quel momento lì. Meno recente. Certo. Cioè, era una micro raccolta, non era una cosa impacchettata per essere fine a se stessa come questo. E là c'era roba molto vecchia, tipo le ultime due, cioè la terza e la quarta, sono molto più vecchie, molto più metallichiane. La prima, Showdown stessa, è un po' una cosa che forse... È un po' più vicino all'ultimo, infatti. E le due dopo sono un po' una mezza via. C'è Celebration to Hell, che penso sia il concept più vecchio che avevamo. Beh, come pezzo era antichissimo. 2005, tipo. Ah, quindi è anche per questo che c'è una disomogeneità dei pezzi. Ma è volutamente disomogeneità. Ho trovato una maturazione. Ok, io ho trovato una maturazione non solo nel genere che si è uniformato, proprio anche nell'esecuzione. Cioè... Vabbè, hanno qualche annetto di più comunque. Più ricerca, infatti volevamo chiedervelo, dopo passiamo alle news. Sì, sì. Cosa ti sei perso? Non so, le domande. Allora. Oddio. No, beh, c'è una notevole maturazione. Stasera sembra che si sia bevuto 2020. Un barile di birra, ma no. Eravate qua con me. Infatti, tutte le volte. È il maraschino, ragazzi. Ah, ma quello l'hai bevuto solo tu? No. No. E cosa stai bevendo? È maraschino. Ah, ok. Ma io l'ho bevuto solo io, questa accusa. No, ci chiedevamo se questa maturazione, questa... Se la puoi discreta, fare. Discreto. Che sbronza la Vale. Sì, no, non mi vengono le parole, sembra te quando parli inglese. No, io le sbaglio, mi accavallo. Però mettiti un po' più in là, forse prende meglio. Ma è fatto che avendo avevate solo degli anni in più e quindi siete maturati naturalmente, avete fatto esperienze dal 2016 al 2020 che vi hanno permesso di diventare più bravi? Ce la puoi fare. Ce l'ha fatta. E non lo volevo dire perché cercavo un sacco, ti rispondo io per loro, un sacco di live. No, entrambe le cose in realtà, entrambe le cose, sia le esperienze che anche il fatto di essere migliorati un po' tutti. Si studia di più, si suona di più, si fanno esperimenti in più, cioè c'è tanta roba che magari abbiamo messa sul banco. Sperimentare anche con ascolti nuovi, sì. Perché c'erano generi che prima non ascoltavo proprio. Mm-hmm. C'è roba anche provare a mettere delle robe in fila che dopo dici, no, ok, non va. No. Cioè, per quanto magari quelle cose che ti fanno contento al 70%, no? Invece di star lì a strollicare una vita piuttosto che aggiustarle. Via. Yeah. Sì, no, non passare è lei, oltre al limite, poi le riprendi. Sì, voce del verbo strollicare. No, no, io ho sorriso perché avendo fatto 2 anni a Mantova lo sentivo dire tantissimo. Non si dice da ste parti. Ed era sacco che da queste parti si dice. Vabbè, credo che sia la stessa cosa perché tu l'hai italianizzato. Basso lombardi maledetti. Da noi è strollgar. Bello. È strollicare. E adesso abbiamo parlato di strollicare. Io stavo facendo un'aggiunta seria. È perso il flow. È andata. È andata. Ma è anche il motivo per cui magari non. No, la domanda era. Un sacco di pezzi ogni volta. Cioè, ma perché la domanda era nel 2016 o comunque prima, quando eravate qualcosa al 70% che adesso butti via? Mm-hmm. Prima com'era dire ma sì dai va bene e lo tenevate? Era una cosa no perché avremmo potuto tranquillamente Showdown poteva tranquillamente essere 12 un album, pezzi, 13 sì, pezzi un album ma intero tranquillamente ma cioè, avevate i pezzi per farlo Ce n'è di roba che... Proprio è stata una scelta. Bene. Okay. Sì, sì, sì. Bene. Tanta roba che non... Ce n'è un po' di materiale mai. Inedito che non verrà mai fuori. Ma neanche dal vivo? Nah. Una volta mi sa che... Forse una volta sì. Improvvisata. Don Mess. Una volta. Scusate, ciao. Ma avete un cantante? Perché mi sembra che abbia scritto... Ciao Mirko! E quello che non c'è? Sì, quello che non hanno. Lui sta... Ciao Mirko! Ma lo dice che è sempre... che non ci sei. Dice che è sempre presente. Sì. Si sta distraendo al corso, al lavoro. Ritornando al telefono così. Ah, ok. Però non riesce a sentirci, quindi possiamo offenderlo tranquillamente. Ha le spalle larghe. Bene, bene, bene. Ma dai, diamo qualche news. Mettiamo in stand-by un pochino e passiamo alla rubrica delle news. No, ma loro possono intervenire se vogliono. Se vogliono, eh.
Dai, dipende. Vabbè, se cerchiamo di, la notizia, cerchiamo dai, intervenire. Comincia tu, cosa è successo questa settimana? Un cazzo, questa settimana veramente niente. No, allora, però a me questa notizia l'ho presa perché allora, intanto le notizie sono prese da Metal Hammer, quasi tutte. A parte questa, perché praticamente poco tempo fa discutevo con Marco Pastorino di Temperance e si diceva: ma secondo te faranno mai un nuovo album di Savatage? O Savatage? Beh, questa settimana, cioè in realtà a fine della scorsa, durante... Dillo che quando hai letto questa notizia ti sei chiuso in bagno e poi hai pensato: avevo un durello, ma ce l'ho anche adesso rileggendola. È brutta immagine. Comunque, in un'intervista a Zachary Stevens, Zach Stevens, ha dichiarato che starebbero lavorando su un nuovo album. In realtà lui ha detto che stanno lavorando sempre per la Trans-Siberian Orchestra, che è il progetto parallelo, ma che effettivamente da inizio anno stanno facendo tutto il possibile per uscire con un nuovo album anche dei Savatage. Perché ricordiamoci che ufficialmente non sono mai stati sciolti. Comunque... E se John Oliva smette di farsi arrestare per cose a caso, magari riescono davvero a farlo. Bene, no, niente, questo. Se no non c'è il pain. Esatto, esatto. Beh, bella questa. Questa è sottile, John Oliva's Pain. È il gruppo. Non me lo devi spiegare a me. magari non lo sapevi. Magari non lo sapevi. Dovete sapere che me ne ha parlato poco lui di Savatage. Hai ragione, non lo sapevo. Bravo. Ma passiamo invece da una notizia, sì, molto più vicina a noi, perché nei giorni passati è uscito il primo video, sì, del primo singolo del nuovo album del nostro amico Piergonella. Sì. Chitarrista dei Necrodeath. Esatto, è stato ospite da noi a gennaio, proprio, sì, parlandoci dei Necrodeath. Tornerà da noi, ma proprio per parlare invece del suo progetto solista. Abbiamo trovato ovviamente questa notizia su Metal Hammer e ovviamente scritta da Andrea Lami. Ovviamente. Ciao Andrea. Ovviamente. Allora, Pier, chitarrista e produttore. Deve rivelarti una cosa, a cui avevamo aperto una serata anni fa. Caramba! Ma i Necrodeath? No, lui è un solista. Figata. Mitico. Che salutiamo. Comunque, andate a vedervi il video di Cier. Ci ha odiato, ci ha riempito di sì, ci ha tirato dietro. Sti ragazzi! No, dai, Pier è super, stato un grande, super tranquillo. Super... No, no, che suona nei Necrodeath, cazzo! non gli togliere questa patina di cattiveria d'addosso. Ma va là, insomma, diciamo che no, è una persona molto affabile, in realtà. Il nuovo album... E non vediamo l'ora di riaverlo. Esatto, in giugno sarà nostro ospite per parlarci di questo album che uscirà il 24 aprile. Si chiamerà 667, che conterrà 9 tracce, e che vedrà nella formazione insieme a lui, come nel suo album precedente Strategy del 2020, vedrà Peso, batterista di Necrodeath, e al basso Giulio Belzer. Quindi squadra che vince non si cambia. Quindi già che ci siete, intanto andate ad ascoltarvi il nuovo singolo. E poi cosa è successo? Poi in realtà è questa sera. Se volete, è già vecchia. Però se volete prendervi su, mollarci qua e andare al cinema. Non fatelo. Non fatelo. No, perché c'è il release party dei Metallica in tutti i cinema. Ma in realtà questa notizia è sempre di Metal Hammer, scritta da Fabio Magliano. Ma in realtà la volevo dare perché, e dopo ne avremo occasione di nuovo di ridirlo. C'è su Metal Hammer, fatto dal nostro amico Alex Ventriglia, nonché caporedattore di Metal Hammer, c'è un track by track dell'ultimo album dei Metallica. Di cui ovviamente dovremo parlare per forza, perché tipo esce domani? Sì, e dopo c'è tra le uscite. Lo so, nella rubrica uscite. E ho scritto un sacco di roba sull'ultimo dei Metallica. Mi piacciono i singoli usciti fino adesso. Così qualcuno sì, qualcuno no. No, ho ascoltato solo i primi due, il primo mi è piaciuto, il secondo no, e poi mi sono fermato. 72 Seasons è troppo lunga, fosse durata 4 minuti in meno era una bella canzone. L'Axiterna invece L'Axiterna mi è piaciuto. L'altra, che mi sfugge il nome adesso, l'ho trovata noiosissima. Infatti sfugge il nome anche a me. Quella l'ho trovata proprio noiosissima, l'ho sentita una volta e basta. E invece 72 Seasons non è male, dovrebbe durare 8 minuti, cazzo, dovrebbe durarne 4.
E niente, poi c'è un'ultima notizia che la vuoi dare metterla tu? Per due. Ah, io la sto leggendo dal nuovo in questo momento. Però vedi tu, la sto leggendo dal nuovo in questo momento perché non l'ho fatto. Niente, semplicemente maestra, non ho studiato. No, ho studiato. Se vuoi la sempre leggo. Da Metal Hammer, è notizia di ieri, se non mi sbaglio, che i Megadeth hanno annunciato una data in Italia nel 2023 a Vicenza, però. Però questa data è interessante perché non ci sono solo i Megadeth, ci saranno con loro i Lacuna Coil, i Catatonia e i Messa. È l'Ama Festival, no? È l'Ama Festival. Ama Festival, esattamente. Ama Festival, sì. Quest'estate bisogna avere... Sempre sul pezzo, Simon, sempre sul pezzo. Bisogna avere ovviamente, tanti fondi lui bazzica, per andare a vedere bazzica. Tutto quello che c'è. Sì, c'è tanta roba. Beh, io ci andrei perché l'ultimo dei Megadeth mi è piaciuto, quindi ci andrei. E poi i Cata li vedo sempre volentieri. E i Messa sono curioso, sono molto curioso. Prima o poi riusciremo ad andare a sentire e magari ad averli anche in radio. Ma bene. Torniamo ai nostri ragazzi più presenti. Non li ho ancora mai sentiti dal vivo. Sì, sì, sì. Però mi piacciono, è un genere che mi incuriosisce molto. Se hai fatto bene, mi piace molto. Bene. Ma di solito noi non facciamo questo tipo di domande perché ritenute banali. Però in questo caso dovevo chiedervelo. Voi vi chiamate Sexperience. Abbiamo detto che è un richiamo a Jimi Hendrix. Dillo più su Experience. Ma in realtà Sexperience c'è un motivo particolare, un evento che vi ha portato, oppure avete fatto come il mio ex moroso che aveva una tribute band degli ZZ Top e l'aveva chiamata Tette, così la gente non sapeva di cosa si trattava ma nel dubbio veniva a sentirli. Ma questo è un eroe. Marco l'aveva fatto. Quindi per capire, cioè c'è Tette live, sai come nei post, no? Che dai, è la nostra serata. Tette, vabbè, i Rain però se le portano dietro le tette. Tonight live, fan bene. È come nei post, no? Che figa, tette, culo. Adesso che ho la vostra attenzione e parti con qualcosa di serio. Quindi è per quello che vi chiamate così? No. No, assolutamente no. Ma quindi non è per attirare della braga in più? No, assolutamente no. No, perché noi siamo stupidini e ci piacciono i... Che fa rima. No, siamo stupidi. Però sì, ho capito. Ci piacciono... Come no? No, non è brutto. Le acrasi, il dissacrare nomi altrui, quindi prendevamo un tipo un sexpanger. Sono nostri heroes di infanzia Metallica, ma ci piace anche pigliarli un po' per il culo. Sì, beh, quell'album faceva veramente cagare. Noi abbiamo la sexpanger. No, ok. Stavo per dirlo io, poi l'ha detto lui perché io mi ero impappinata. Perché ma ci sono altri giochi di parole in qualche altro brano che mi sono persa. Demonation. Che non ha niente a che fare con Domination, ma noi suonavamo Domination. Okay. Doveva essere la demonizzazione nel senso di demone come passione. Demonization. Mi ricordano un po' i titoli di alcuni pezzi dei Lordi, no? Sexorcism. Quelle strunzate. Oppure... Le strunzate. Mi piacciono le strunzate. Le strunzate. Ma cosa è le strunzate non... Poltercry. E loro c'erano queste cose che a me facevano impazzire, quindi adesso... Però se sono così gratuite, magari dopo un po' rompono il cazzo. Invece sono magari... più sottili, è più bello arrivarci. Appoggiate al mondo musicale, allora ci piace giocarci dentro. Altre io non mi ricordo. No, c'è la citazione da Aleister Crowley, però è un'altra cosa, un discorso a parte. Niente di che. Nessuno in particolare. Esoterista. È un parolone dire. Infatti, no, proprio. Sì, ma stiamo parlando salutiamo con un pubblico. Gli amici, salutiamo gli amici di Telema che ci seguono sempre. Perfetto. Con l'acqua, con loser. Perfetto. Bene, andremo in diretta anche su Telepadre Pio, credo. Che salutiamo. Ciao Padre Pio. Ma tu volevi fare una domanda sul messaggio o sbaglio? No, non la volevo fare. No, però era per cambiare argomento così di punto in bianco. Aspetta, che il nostro chitarrista che ci manda le cornine. No, è il tricorno. È da vecchi, È un lover allora. Ragazzi,
così è da vecchi. Cioè, questo no, è Spider-Man. I love you. Io ce l'ho insegnato così. Andate a vedere il video di Ale Cuoghi che lo spiega. Visto. È vero. È vero. No, no, ma dicevo con loro. Voi conoscete anche Ale, quindi. Fin ecco. Troppo, fin troppo. Fin troppo, no, dai, su, poverino. No, ci eravamo chiesti se l'ultimo EP e quello precedente erano stati mixati dalla stessa mano. No, ogni volta pigliate uno a caso, tipo l'omino delle macchinette o quello di Marrakesh. Noi ci fermiamo in macchina sul ciglio della strada, vediamo un producer, diciamo, tipo... Cioè, no, tu c'hai la faccia da producer. No, salta su. No, ma voi siete andati, ma voi vi hanno detto che era uno di Marrakesh, ma è uno di Marrakesh. Quello che è non sembrava, però può essere. Cioè, un po'. Sapete che sembra quasi un'offesa. Cosa? Brutta faccia da producer, cioè sembra una cosa orrenda. Sì, un po' sì. Oh, c'hai la faccia da producer. Lo testeremo, poi ti facciamo sapere se la gente si offende o... È un po' come l'offesa che abbiamo coniato noi l'ultima volta che siamo stati al Tom. Mm-hmm. Quanto puoi essere mantovano? Senza offesa, agli abitanti di Mantova, nessuna offesa. No, il nostro ex chitarrista è mantovano. Beh, loro sono cremonesen. Appunto, quindi... no, beh, infatti l'ho detto perché qua non c'è nessuno coinvolto. Quindi... Noi siamo teste quadre. Orgogliosamente. Ecco. Abbiamo radici... Più di uno di noi ha radici reggiane. Da queste parti, quindi sono hanno gli spigoli. Tranne il cantante che è orgogliosamente sardo, e lo dobbiamo ribadire sempre. I sardi sono sempre orgogliosi. Sempre. Io sono terrone, giusto per... Per una volta che non parliamo male dei terroni... Arriva lui, si auto-incensa. Così. Ma tutti lo siamo un po' dentro. Cosa dei terroni? Ma sì, sì, assolutamente. Siamo Metallaro tutti, il terrone di qualcun altro. Sì, sicuramente. E quello è assolutamente... Beh, noi rispetto a voi siamo dei terronazzi, essendo più assoluti. Dopo il po'. Sì. Non sono sopra, noi siamo sotto. Quindi. Tutto sommato un po' è così, ma io direi di riscaldare di nuovo gli animi. Torniamo a Sexpanger. E lanciare esattamente il primo singolo. Che è una cover di Sentenger. No. No. È un brano inedito. Ah, ok. La batteria tu ce li metti? O è come... Il lattone d'alluminio per fare... Sì, esatto, quello lì. Ping! Quel suono bello... Vabbè. Però, guarda, dico, ci ha provato. Sì, ma nel senso, io non mi sento di condannare Lars in quel caso. Ma no, ma neanche io. Diciamolo, avvocato, diciamolo. Diciamolo. Cioè, c'è della gente che ha fatto degli esperimenti, no, su... Sì. Vari album cacciano fuori, poi la gente dice: cazzo, che storia, però ha fatto quella roba lì che non ha fatto nessuno prima. Ci ha provato? Sì, non è però piaciuto. Lars, una domanda. Prova a fingere: se fosse piaciuto a tutti quella roba lì, avrebbero detto è un figo. Sì, capito. Ma Lars, ce le ha le orecchie o no? No, beh, io te da batterista. Quando l'hai sentito, ci ha provato. Ah, ha fatto un esperimento. Non è stato decisamente no, tant'è che dopo l'hanno riregistrato con le batterie corrette. È decisamente un altro album. Infatti nei videoclip usciti c'è la batteria un po' diversa rispetto a nell'album. Sì. Già meno fastidioso. Allora Luigi Vezzosi dice: Lorenzo è nato in provincia di Mantova. Of course. Sì, mi infatti, dispiace. Siamo tutti un po' anche mantovani. Un po' mantovani, un po' reggiani, c'è un terrone. Spoiler, ci sono stati anni in cui non c'era la sezione nascite a Casalmaggiore e quindi molti della nostra generation sono nati in provincia oltre di Mantova. Ma perché non faceva provincia Cremona? Sì, ma era più vicino a mia compagna Lana che non andare a Cremona città. E quindi lanciamolo sto video Sexpanger. IJ. I'm
E ci stava raccontando Simon durante il video che... Che beve acqua. Che beve acqua. No, avevo la birra, anche la birra. Si è tramutata. Prima. Ah, è Gesù al contrario, oh. Cazzo. Minchia. Bene, bene. E ci stava raccontando una curiosità sul video appena passato, che diceva che le immagini che si vedevano... Ah, sì, sì, che sono queste clip... diciamo di proteste slash guerra bellissima guerra civile in Ucraina del 2014. C'erano stati tutti quelli che dicono devono fare gli amici degli ucraini, in realtà noi sia concept che video che tutte cose erano state decise prima, decise e preparate, preparate tutto prima, tutto pre-guerra, prima della guerra, quindi abbiamo fatto E questo video chi ve l'ha... L'hai fatto tu? Io ho girato le clip in sala, cioè quelle con i membri, il suonato, e invece montaggio, effetti e tutte cose ci ha pensato il buon vecchio Mattias, che è il fratello del cantante. Okay. Mattias Mocci su YouTube, Mocci. Fusticale. Fusticale. Mentre su invece... tanti social. Te invece il video che abbiamo visto prima, che ce lo dicevate, ma ci siamo scordati. Ma perché sì, abbiamo cervello inverso prima. Pagliaccio, continua a essere. Perché sbronza. No, ma anch'io a questo punto, perché, però, vabbè, ma è bello essere sbronzi tutti insieme. Sei felici tutto il giorno. Fino a quando non si esce. Cosa? No, niente. E quindi è stato girato e montato e editato tutto da Sebastiano Zeb Cavallo. Ciao Zeb! AKA Rock for Rookies. Rock for Rookies! Mando cuore a Zeb. Ciao, ti vogliamo bene, e salutiamo, ma tornerà prima o poi. Speriamo di avere presto le clip dei suonati e di certe cose l'ho fatte io, e dopo a quattro mani, anzi a sei mani, di cui quattro sue e due mie, facciamo. Ma perché è una scimmia in realtà? Perché lei è una scimmia. Quello. Lei è un semiot e... È un semiot. Va bene, ho fatto un gran lavoro. A me piace da morte. Zeb è bravino, super bravino. Non c'è qualcuno che ci scrive? Tale Sara Franchi che dice: bello lo sfondo. Era molto bello. Era bello, sì. Ciao Sara. Dunque. Eh beh, allora, avete lanciato... Skippa la domanda sulle droghe. No, va bene, passa quella droga. Allora, no, EP l'anno scorso, sì, primo singolo l'anno scorso, secondo singolo quest'anno, release party. Abbiamo già stato. Anche infatti era quella la domanda, dovete ancora fare o l'avete già fatto? Già stato. Abbiamo fatti due. Uno coppia digitale. Already happened. Non appena quando è uscito in digitale ne abbiamo fatto uno subito. Mm-hmm. E dopo, quando invece sono uscite le coppie fisiche, ne abbiamo fatto un altro. Bene. Uno fuori porta e l'altro invece in zona. Uno a Modena alla centrale, l'altro invece a Casalmaggiore, il Mad One. Ok. Beh, a questo punto non mi rimane che chiedervi cosa avete in programma, e non sto parlando di cosa state preparando come brani inediti nuovi, ma quali saranno i prossimi live dove potremo venirvi a vedere. Con Abyss Booking... Perché che salutiamo, loro sono nel roster. Ce lo stavamo TBS scordando di nuovo. Salutiamo, detto... i fratelli Cuochi, salutiamo Emiliano dal Comune, che si stanno sicuramente guardando. E Zappi. E lo Zappi. Mitico Zappi. Con loro stiamo un po' decidendo il calendario. Quindi al momento. Okay. Seguiteli sui social. Sì, TBA. Sono, esatto, cose TBA. Già calendarizzate, spaccate. Ok. In due, ma ci sono di organizzazione varie prossimamente. Sì. Che bene, prima quindi... di conoscere un po' l'ambiente e sapere cosa volessero dire gli acronimi, io dicevo: ma quanto cazzo suonano in giro i TBA? Ok, giuro, sì, sono okay. Serissimo. Capita, ma ci sta, il gruppo. Io lo cazzo, sapevo prima, perché te lo metto. Facciamo anche... una band la che abbiamo TBA. Dappertutto. Sì, infatti, l'avevamo già pensato io e lui. Sarà il side project dei Sex Fury. Fico. Bene, sì. Allora, voi TBA e invece eventi futuri per TBA. Le prossime settimane del mese di aprile. Ce ne abbiamo un botto. Ce ne sono un casino. Ma perché? Vabbè, per forza. Abbiamo aumentato il numero di collaborazioni e sono aumentati anche gli eventi che pubblicizziamo. E cominciamo da sabato 15 aprile, dove siamo alla Centrale 66 di Modena, con questa serata che vede sul palco... Tette!
Ah, no, potrei risponderti malissimo. Beh, in realtà sì. Sono tornati. Perché? Per quello che lo dicevo, non per altro. In realtà, effettivamente sì, tette, perché ci saranno i Rain, sì, che durante il loro live avranno lo spettacolo delle Dirty Dianas, quindi... Tette e culi anche, no, stavo pensando tette a tette e culi, sì. E ciao, vamos! In apertura gli Steel Bones, mentre invece dopo il live ci sarà il DJ set by Revolver Staff. Oh yes. Passiamo invece alla settimana successiva, dove succede tutto, cominciando già dal venerdì, perché c'è una data vicina abbastanza importante, perché il Campus Industry a Parma ci saranno gli Overkill. Venite a darmi i bacini, perché io ci sono. Ecco, mentre non ci sarà il 22, ma diciamolo lo stesso, perché per quelli un po' più lontani che ci stanno seguendo, saranno al Phenomenon Club di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara. Oh, yes. Il sabato invece, tripudio, io vorrei sdoppiarmi. Sì. Perché... Beh, tu vai da una parte e io vado dall'altra, no? No. Okay. Perché il 22 ci sarà, come organizzazione di Abyss, la classica serata, classica, per modo di dire, comunque la serata obscene mensile, sì, sempre al Note Tempio a Modena, con tema intelligenza artificiale, sì, che vedrà sul palco i Master Boot Record e i Midnight Church, una delle band del nostro Zappi. E mentre a Poviglio, in quel di caseificio La Rosa, si terrà l'annuale festival del Monster of Res. Cioè, in realtà annuale è un paio di palle, perché tre anni che non lo fanno. Beh, però se però non ci fosse stato il Covid sarebbe stato annuale. Annuale. Ma in realtà in realtà Cecca lo voleva fare lo stesso, anche sotto Covid, non gliene fregava un cazzo. Suonava da solo, però. Ma no, sì, figurati, ci ho capiati che ci suonano, sarebbero arrivati tutti. Ci sarà sicuramente del bello. Allora, questo festival, come abbiamo detto quando li avevamo ospiti qui da noi, gli Injury, è in memoria appunto di Artio, sì, e che vedrà headliner gli Injury, ma che durante la giornata vedrà avvicendarsi sul palco i From the Depths, i One Leg Man, gli Explorer, Grumo e i Demiurgon. Quindi ciao Ricky, grande dubbio. Bella per i Grumo. Vabbè, anche Nico, allora ciao anche Nico, ciao, ciao Billy, Nico, ciao a tutti, ciao Simone, ciao Billy. Cecca, ciao Cecca, ciao Ricky, ciao. Tutti, conosciamo tutti, porca miseria. Forse perché siamo di raggio anche noi. Sono Medrel. No, quello non si può e dire. E tu dove sarai? All'obscene. E sono obscene a fare le foto, stronzo come al solito. Vabbè, però se ti pagano, anch'io andrei dove mi pagano, eh. Ma magari, visto che tanto quello che potrebbero fare tanti, visto che il Monster parte presto, esatto, andate al Monster, supportate e poi si passa all'Obscene. Poi andate all'Obscene. Noi siamo dei vecchi di merda. Il Monster finale 4 non dura. Chiappe. Noi siamo dei vecchi di merda. Quindi già fare tutta così la giornata al Monster e siamo. Finiamo lì. Il mio programma era quello. Noi non finiremo lì, perché la domenica c'è l'After. No. Non finisce lì. Dopo andiamo a ballare la techno. Ale. Certo. Con il regista, che lui la sa lunga. Sì. L'altro ne sa, la sa ancora più lunga. Di techno. Niente, noi saremo morti il sabato, sì, ma la domenica andremo in quel del Legend su a Milano, perché ci sarà una delle due date italiane del tour Glory for Salvation dei Rhapsody. Che arriverà vivo, Jack? È ciofane ancora, ce la ciofano, fa, ce la ciofano fa. Un cazzo, già 37 anni anche lui. Ha parlato quello che... Io ne ho 47, quindi tabau. Che ricordiamo... Li porto sulle spalle comunque. Gnocco. Sì, beh. Va bene. Cioè, gli diciamo che io sono un 77 allora. Sì. Siete dei bei putei. Sei putei. Un ragazzo anche. Allora, il 23 a Milano, mentre il 22... Sempre lontano per noi, ma per chi è della zona, San Donato di Piave e Revolver Club, uniche due date italiane. Sì. E andiamo avanti anche col weekend successivo. Ma visto che prima di andare avanti con il weekend successivo, visto che hai appena nominato Legend e noi ci andiamo, doveva essere con noi stasera, vogliamo fare gli auguri a Phil. Facciamo gli auguri a Phil. Sta bene, però ha avuto un problemino. Ha avuto un problemino qualche giorno fa, quasi un mesetto fa, e quindi non se l'è sentita di. E quindi non è potuto essere ospite da noi, prossimamente lo recupereremo, sì, intanto lo salutiamo e speriamo già di vederlo, ciao, beh, forse il 23 no, ma insomma
Bene, puoi andare avanti. E vado avanti con l'ultimo weekend di aprile, dove 28 e 29 ci sarà il Marillion Weekend, perché quel figo di Mark di Rock and Roll è riuscito a portarli giù per ben due date. Quindi al Gran Teatro Jeux di Padova, o il 28 o il 29, non perdetevi se vi piace il genere, i Marillion, mentre il 30... E ci sarà l'ultima delle serate organizzate da We Fucking Rock, e sarà quella più in grande stile, perché allo Zotter Club ci sarà appunto We Fucking Rock Fest, in questo caso non night. Qui. Cosa? Qui. I? Cosa? Crowded. Ah? Eh? Edizioni Crowded, sì. No, con il luogo nuovo. Edizioni sì. Sinistra in Ode i Crowded. Crowded, ok. Che... sponsorizziamo stasera. Ah, quelli che ho detto che non sapevo. No, no, ma sapevo benissimo chi erano. Io no. No, lo ammetto candidamente. No, no, io... Ma li chiamerei. Sono strani, cioè sono. Sono un po' sparsi, ma tendenzialmente della nostra zona, tendenzialmente. Beh, se non riescono a essere in presenza, noi facciamo a parte Bob, il cantante, che è veronese. Ci faremo perdonare. Il bassista è un conterraneo. Ci faremo perdonare per non conoscerli, li studieremo. Consigli nel tempo. Quindi, questa sera mi sono dilungata tantissimo, ma gli eventi erano davvero tanti. Sì. Andiamo avanti con le rubriche. Piccoli hint. Sì. Il chitarrista, sì. Matteo Usbe, mm-hmm. è il chitarrista dei Braubit. Ok. E anche di Kill the Promise. Ah. C'è tutto un reticolo. È tutto. E non solo. Io sono il batterista sostituto dei Crowded. Quando Bonzo non può, ci vai io. Te. Quindi ai Cataclysm l'estate scorsa. Sei tu. Mi, te capì? Ah, io capì. Ecco perché si è svelato l'arcano. Arcano? Bella, questa. Bene, devo dire che apprezzo. Non siamo pagati per queste stronzate. Non siamo pagati. No, infatti, noi non li paghiamo. Gli diamo della birra e basta. Abis. E poi lui prende l'acqua. Abis non paga. Ale paga da bere. Ecco, bravo Ale. Pagati. Passiamo alla rubrica uscite. Chi esce? No, vado? No, era più bella Wolf. Sì, cosa bella. Esce domani? Perché l'hai fatta tu, per te era più bella Wolf. Oltre all'album dei Metallica, cosa esce? Allora, esce per Frontiers, esce Archon Angel 2, che è il secondo album per il progetto di Zachary Stevens, che abbiamo nominato prima. Però la band è tutta italiana, infatti c'è il buon Ale Del Vecchio alle tastiere, Marco Lazzarini alla batteria, Nick Mazzucconi al basso e Aldo Nobile alle chitarre. Cioè praticamente sono i mezzi Secret Sphere. Con... No, sì. Non sono i Secret Sphere, Aldo Nobile, gli Edge of Forever. Aldo Nobile, sì, sono gli Edge of Forever. O i Secret Sphere, effettivamente. Va bene, ok. Bene. È che è un mondo piccolo. E comunque, sì. Non ha ricevuto lodi sperticate questo disco qua, però sono comunque curioso di ascoltarlo. Poi esce Holy Moses, Invisible Queen per Fireflash, che è il 12° e ultimo album, ultimo nel senso che è proprio l'ultimo, ha deciso di sciogliersi, per questa band tedesca capitanata dall'inossidabile Sabina Klassen, che dopo più di 40 anni di carriera ha deciso di porre la parola fine al suo progetto storico. Beh, Holy Moses, abbastanza famoso. Poi esce il 18° album degli LA Guns, Black Diamonds, per i glamster statunitensi capitanati da Tracy Guns. E poi esce Metallica 72 Seasons per Black End Records. Che perché? È sempre... Ricordiamolo, perché 72? Perché sono 18 i 18 anni. Sono i 18 anni, nei 18 anni secondo loro si sviluppa la conoscenza, come diventeremo dopo, il carattere. Ah, fate 18 anni tutti. E io ho scritto tantissimo su questo album, visto che non abbiamo parlato ultimamente, ho scritto 12° album dei Metallica. Fine. E andatevi a leggere... O riascoltare tutte le news che abbiamo dato. Però andatevi a leggere il track by track di Alex Ventriglia su metalhammer.it. Poi, visto che li abbiamo già nominati prima con il concerto, esce domani anche Overkill Scorched. Esce per Nuclear Blast, 40 anni di carriera e 20° album per gli Overkill di Bobby Blitz e di Dee Verney. Io sono molto curioso, a me sono sempre molto piaciuti.
Poi andiamo avanti, cosa succedeva? In realtà ne ho trovate solo due, ma non è che abbia cercato più di tanto, come al solito, sono un pigro. No, anche perché siamo in chiusura di puntata, quindi... Sì, sì, stringa, stringa, stringa. Giusto, 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 due, via, abbiamo via. Due, sì, sono due, sono due. Comunque, il 13 di aprile del 1973 usciva Aladdin Sane, che era il sesto album di David Bowie. E il 13 aprile del 1979 usciva Black Rose a Rock Legend, che era il nono album dei Thin Lizzy. E con questo abbiamo terminato le rubriche. Sì, abbiamo terminato le rubriche. Voi volete aggiungere qualcosa? A parte che... Dico che vuole aggiungere qualcosa. Lui c'hai la forza sottolineavo che ci sono i 20 anni di... Si celebrano i 20 anni di Meteora, dei Linkin Park. Giusto. Ho ascoltato qualche intervista così, anche carina. Sì, che è bravo lui. Bravo. Assumerlo. Potrei. Poi c'ha una maglia importante. The Ocean Collective. Sta mica uscendo tutta la roba nuova. Sì. Non a breve, però. Cioè, il debutto ufficiale dell'album è più tardi. Ok. Però quello che i singoli usciti finora mi piacciono. Ho sentito solo uno. Arriverà. Tra l'altro saranno accompagnati da un altro, se la special edition dovrebbe avere anche il progetto solista del loro tastierista. Ok. Ma voi ci venite a sentire Pantera? Può essere. Per una volta che non ne parlavamo. Volevo gettarla, sì. Cioè, l'idea, sì, mi piacerebbe comunque. Però i 100 euro sono 100 euro. 100 euro sono 100 euro. Non lo andiamo so, già a vedere i Rammstein, andiamo già al Luppolo. Vogliamo andare a tutti gli altri eventi che ci sono. Noi ci verremo molto. Ci andremo, ci verremo molto. Ci trovo 100 euro per terra, vero? Io c'ho Hans Zimmer, Red Hot Chili Peppers, e dei Gojira. Noi li abbiamo visti di supporto. Un misto di vari generi anche. Li avevamo visti qualche anno fa di supporto agli Alter Bridge, forse. Agli Alter Bridge. Ma siamo arrivati giusti? Non siamo arrivati, ce ne siamo beccati metà. Ah, ok. Beh, che mamma mia, han picchiato di più. Porca puttana, molto di più di suonare dopo di loro. Picchiano di più di base, comunque. No, suonare dopo di loro è stato un bel rischio che si sono presi e non ha funzionato tanto, almeno parere mio, però. No, a me non è dispiaciuto, però sì, ho visto concerti. No, però visto che ero un big fan degli Alter Bridge, adesso un po' li ho persi di vista. I live precedenti mi hanno sicuramente impressionato molto di più che non quello lì. Non ne avevo visti di altri. Lì ho cominciato a dire: ah, cazzo, Gojira. Mi stavo dimenticando. C'è una piccia mince al towel. ok. Non picchiare il tavolo. Allora, ci vuole bene lo stesso. Cosa? Allora, abbiamo deciso. Così, perché come estemporaneamente. Siamo degli strunz. Sì. Siamo dei fantasiosi strunz. Sì. Allora, chi si piglia l'EP Sexperience, sì, vaffanculo, sono già sbronzo. Sexbanger. Da oggi in poi, sì, fino a finché ci tira il culo, fino a quando ci va bene la cosa. Salutiamo. Salutiamo gli ospiti. Chi si piglia Sexbanger da oggi fino a quando ci tira il culo vince, questa cosa è assolutamente vera, sì, vince un buono sconto con una nostra amica mistress per o fare servizi o, se sono dei fotografi come me, fare fotosets. Ma Dio buono, non c'è mica ronta stasera. O fare... Ti comprava una scatola. Tutta la scatola. Questa cosa è assolutamente vera, perché così, niente, abbiamo fatto le partnership anche con le nostre amiche. Avete fatto mistress. Bene, niente, lui lo rivedrà. Tette! No, scusate. Se il nostro regista è tipo un amante dei piedi, se lo è. A me piace la... No, piacciono la le foglie. Ma è vero, è la verità. È un poeta. Noi, cioè, siamo dei cazzeggioni, ma nell'essere. Ok, quindi da oggi fino a che ci tira il culo. Ok. Quindi la profezia che si autoavvera è praticamente quello il concetto. Cioè, Sexperience poi dopo è una cosa. È successo. La profezia che si autoavvera. Ok. Bene, dopo questa ultima news, per fortuna che l'abbiamo offerta.
Beh, per fortuna l'abbiamo tirata lunga, se no... Siamo riusciti ad arrivare in finale di puntata anche questa volta e vi diamo appuntamento Cancicanti. A lunedì prossimo. Ma chi ci abbiamo lunedì prossimo? Io non so se ce la fai. Sì, no. Ce la fai, dai. Abbiamo Simonetti. Lunedì prossimo parleremo dei Goblin, quindi parleremo anche di film horror, parleremo di colonne sonore, mega, parleremo grande. Di prog. In collegamento con noi ci sarà Claudio Simonetti, quindi stay tuned, ore 20, sempre Live is Life Network, sempre Loudmouth. Noi ringraziamo Experience. Anche chi non c'è, qui. Vorremmo ricordare che hanno anche un cantante, un po' meno chi doveva, ma poi no. Ma poi è poverino, doveva quando ti appioppano la santità. Poverino, santità. Sono io che l'ho già preso per il culo abbastanza oggi. Ma avete un cantante anche? no, ok. In realtà è un come lo chiamo io? È un capomagazzino. Lui si incazza quando sono un capomagazzino. Ok. Ti tramuta in cantante alle volte. Ok. Bene. Salutiamo bene. Anche le bitta. Bene. Ragazzuoli, allora, tutti quanti. Noi ci vediamo lunedì sera. Ringraziamo Metal Hammer, The Abyss Booking and Promotion e Rock and Roll. E ci vediamo lunedì prossimo. Nel frattempo, buon weekend. Ma domani è venerdì. Ma mi piace dirlo. Dai, che è venerdì! No! Ciao!